Benvenuti a una nuova puntata di Wine Bar. Siamo ancora a Catania e siamo ancora ospiti del Grand Hotel Romano, posto veramente bellissimo, dove praticamente abbiamo trovato un'ospitalità e una cucina eccezionale. Poi avremo modo di conoscere lo chef, che è veramente una persona di grande capacità, ma sopra anche a livello umano. Ha una capacità di narrare i piatti, poi vi accorgerete, e assaggerete delle cose veramente molto molto deliziose. E siamo di nuovo qui a Catania proprio perché abbiamo un'altra puntata e parleremo di un personaggio particolare, che è Pirandello. Ma non parleremo di Pirandello perché Pirandello, ma perché è un po' l'ispiratore del così esser vi pare, uno e sono 100.000, cioè questo dubbio su in fondo chi siamo. E allora ho qui un'amica con un nome complicatissimo, Evelyn Fama, che è una cabarettista, alla quale abbiamo chiesto la cortesia di presentare gli ospiti che ci sono venuti a trovare stasera. Bene, cominciamo dalla nostra sinistra, è Vittorio Ribaudo, che è un pittore famoso in Italia, ma famoso anche all'estero, soprattutto mi diceva in Giappone e anche in Australia, e avremo poi modo con lui di conoscere un po' la sua arte, ma anche di vedere una performance molto particolare che ci farà dopo, e mi ha incuriosito molto perché ho visto lì nell'angolino una tavolozza e colori, quindi interessante. Poi Sergio Manenti è un sommelier, no, uno sciabolatore, perché io, quando devo essere sincero, quando mi è stato presentato dalla redazione mi è stato presentato come sciabolatore folle perché devo dire mi ha un po' preoccupato, perché immaginavo questa specie di zorro che arrivava con questo mantello con la sciabola. Poi ho visto arrivare un commercialista, cioè forse sarà il commercialista dello sciabolatore, perché aveva la sciabola in una cassettina di legno, una cosa molto molto bella. Poi avremo modo. Lui fa un'attività molto particolare, che è quella di aprire le bottiglie di champagne con un colpo netto di sciabola. Però credo che nella vita facciamo anche altro, e avremo modo poi di parlarne approfonditamente. Salvo Longo è un giornalista, direttore di una rivista molto interessante, molto particolare, che è Catane. Come si dice esattamente questo nome? Vogliamo si può dire come si vuole, noi Catane, che è il nome di Catania, in effetti, sì, il nome greco antico di Catania, che in qualche modo dovrebbe significare grattugio, dovrebbe significare sì. Anche lì ci sono varie interpretazioni. Se uno veramente volesse il giornale, come può fare? C'è un sito? C'è un sito. Ecco, quindi diamo anche queste indicazioni, perché dubito che questo giornale sia presente, non perché non sia un giornale importante, ma perché credo che in certi luoghi questo giornale ancora non arrivi. Assolutamente. Allora, diciamo che lo si può richiedere in abbonamento a un sito, che è quello che in questo momento vediamo in sovraimpressione, che è? Sì, è www.catane-online.it. Online, perfetto. Quindi poi avremo modo di continuare a parlare di questo giornale, di capire anche meglio come è strutturato e che cosa veramente vuole raccontare. Ketty Governali è un'attrice importante, che si muove molto sul territorio, fa anche delle attività particolari come quella della scuola di edizione, da quello che mi è stato raccontato dalla redazione. Agata Locerto. Agata, che è un nome certamente siciliano, no? Sì, non potevo non chiamarmi così, da catanese. Cantante, ma anche compositrice oppure solo... Sì, cantautrice. Cantautrice, pubblicato un disco, qual è il titolo? Sì, il titolo è Mutevoli Sensazioni, uscito nel 2006 con etichetta Due Parole, etichetta di Carmen Consoli. La stessa diretta di Carmen Consoli. Mi farebbe piacere anche poi sentire qualcosa, se eventualmente la regia può, non so se hanno... Non credo di aver portato nulla, però magari diamo dei riferimenti così la gente... Perfetto, così le persone possono... Sono Luca Butera. Dulcis in fundo. Luca. Luca mi inquieta. È un cantautore che ha scritto una canzone bellissima, particolare, soprattutto con un testo estremamente impegnato, e lo si comincia a comprendere dal titolo. Si intitola? Wow. Una star così vera. No, non andare oltre, perché già wow. Cioè, è tutto. Questo è wow. È preoccupante. Tu senti proprio il pathos che c'è dietro questa affermazione, no? Tu immagina che cosa c'è dietro una frase del genere. Wow, cioè, c'è tutto. Il massimo della meraviglia. E poi c'è il sottotitolo, che è? Una star così vera. Una star così vera. Famosissimo in tutto il mondo, e tu sei, hai invaso la rete. Dovunque. Sì, nel 2009. Nel 2009. Adesso?
E dopo Sanremo, che ho partecipato con un altro singolo, mi sono fermato, sto lavorando. Sì, ho fatto Sanremo l'anno scorso. Sanremo Giovani, sì. E che prezzo hai fatto? Con l'orgoglio del creato, un altro singolo. Con l'orgoglio del creato? Sì, un altro singolo. Che è un po' diverso, diciamo, da quella musica. Estremamente diverso. Che tu fai una musica che si può definire... R&B, rhythm and blues, moderno. Cosa sì. Cambia il rhythm blues? Perché diventa moderno? Cosa succede? Perché non sono strumenti veri, sono tutti strumenti sintetici. Ah, quindi... Con ritmi molto più house, molto più discoteca. Molto più house, praticamente. Sì. Beh, io non sono un esperto di musica, però devo dire che sto cominciando a capire. Allora, parliamo di questo Così è se mi pare. E penso che sia interessante cominciare con te, perché... Tu che fai la cabarettista, sei in fondo una persona che in qualche modo... Indosso spesso delle maschere. E mi pare che ce n'era uno molto singolare che mi facevi... Sì, la maschera. Ah, vuoi sentire proprio questo personaggio che è fissato con la pulizia, una cugina di Caltanissetta che mi stressa tantissimo, che praticamente quando andiamo a parlare qua l'altro, se fosse un a tavola, dice, no, che stiamo mangiando, non è caio, sta forchetta all'orda, mi sta puzzando. Mi chiama e dice, ah, me ne vai da bene, funziona un po'. No, io non la capisco, non so se tu puoi spiegarmi. Come che perché da... Scusi, passare la tua scena, che sta facendo... Tu hai capito cosa ha detto? Non ho capito, ma ho intuito. Diciamo che lei è fissata con questa pulizia, ma io glielo dico che se tu ti pulisci troppo, no? Ti fai troppe docce, poi si abbassano le difese immunitarie della pelle, no? E lei è fissata che devo pulire addirittura anche l'acaro, no? Mi ha spiegato anche come si pulisce l'acaro. Si pulisce l'acaro? L'acaro. Tu stai camminando per casa, fai un nell'acaro. Dov'è l'acaro? Dov'è l'acaro? Nell'acaro. Appena che lo vedi, questo guardiato nella faccia, pam. E un pochettino si rizzubisce, poi lavagna un bicchiere, così ci lavo un bicchiere, l'acaro, metto un bicchiere. Non ho capito, è una cosa tristissima. E poi usciuca l'aria, e ci fa un pochettino sciambo, che c'è una forfora, che non manco se si beve ucle, posso fare pubblicità ucle, usciambo. Assolutamente sì, si chiede. Usciambo ucle, che capiti che c'è una forfora che c'è fittini, scazza, poi sciacqua un pochettino, ce l'avevo un pochettino i pede, certo, ci picchi, di e piccoli, mi piace. E ce l'ha un pochettino ubbide. Ci può vedere che ha fronte, tanto l'ha trovata. Mi l'acaro. Sì, poi c'è andando c'è insegna sta rotazione che sono zona faccio faccio cazzo zona faccio ma poi mentre che lui vola ti fa mancare deodorante per la casa. Ma mi spiace da cerco ma gendagna io non ci capisco niente quando parla di cugini. No, ma è terribile, guarda, veramente. Invece quell'altra non so, magari la zia Melina, magari zia tardi... Melina, zia Melina, Melina è bellissima, magari passa più tardi proprio perché mangiamo, non so se nel menù non c'è questa ricetta che fa lei, non so se accetterebbe. Allora ne parliamo subito dopo. E invece, allora... Si è spaventato. Sì, mi ha preoccupato perché mi ha immaginato di essere un acaro. Ho visto che... Ad essere sottoposto... Immaginato, no, a questo povero acaro. Ci siamo immedesimati. Normalmente l'acaro viene lasciato... Devo vedere di rimediare. Beh, penso di sì, no. Comunque, veramente... Bravissima. Ma sei di Gela, sei? No, di Catania. Se no la capirei. No, l'accento l'hai trovato. No, lei ha studiato molto bene, è veramente molto brava. Però ripeto, era questa immagine molto da Quark di questo acaro che viene preso e viene sottoposto al lavaggio. Sì. Che di per sé è molto interessante, perché poi la descrizione è assoluta. Cioè, c'è l'acarino piccolo che viene. È piccolo, sembrava quasi Quark, ci manca solo la sigla e poi questa libertà finale che è veramente un gesto di grande umanità, sì, da parte di questa signora. E peccato che non l'ha preparato, perché io avrei potuto dipingere tutte queste frasi. Tutto mamma mia, al volo. Però se dipinge un po' che te ne ingrascia, sporca tutte cose. Che rapporto hai con gli acari? No, il rapporto è tutto da scoprire. Perché non lo so, prima cosa mi devi spiegare che cos'è. L'acaro da polvere. L'acaro è un animaletto che sta normalmente nella polvere, molto piccolo, molto microscopico, bruttissimo. Quindi praticamente. Se lo lavi diventa bigio. Bellissimo. E allora ci convivo, perché faccio Mastro Geppetto, io dipingo sul legno, per cui i legni vanno continuamente piallate. Ma il legno è più amato dalle tarme, però diciamo che gli acari sono già nei materassi. Se tu senti il mio naso, la voce nasale, quindi è dovuto agli acari. Purtroppo questo, perché... Ma parliamo un attimo del tema della nostra puntata, che è proprio essere, apparire, fondamentalmente ognuno di noi
è più persone? Cioè, tu in fondo ti senti sempre la stessa persona o cambi atteggiamento in funzione dei ruoli? Cioè, quando per esempio la mattina ti svegli con la tua compagna, sei la stessa persona che è praticamente qui in questo momento? Oppure reciti anche tu il tuo ruolo del quotidiano? Allora, la mattina l'unica cosa che mi dà fastidio, l'unica cosa, se mi guardo allo specchio, dico, ha sempre la stessa faccia. Quindi questo è il dilemma, perché la faccia non la posso cambiare. Certo. Ma la mia vita è un vortice di cambiamenti. Mi offendo se metti un po' di... No, lo metterà anche la... non si preoccupi, adesso arrivi... Ah, non ti preoccupare, arrivi anche a te, però un attimo volevamo essere raccontati brevemente di che cosa si tratta. Sì, questa è una Riesi Doc dell'azienda Principi di Butera, è ottenuto da uve Nero d'Avola e Sirà. Quindi siamo tipicamente in Sicilia, sì. Siamo due vitigni. Anche se il Sirà non è proprio. No, non è siciliano, però voglio dire, è un'azienda siciliana, un'azienda che praticamente e si abbinerà poi con quello che sono i piatti ovviamente. Che preparerà lo chef, che penso stia per arrivare. Ma nel frattempo sentiamolo. La mattina ti vediamo. Quindi capirai, per quello che faccio, non posso raccontare in breve la mia vita, perché io per domani faccio due attività. Per domani faccio due attività? No, domani, due mani. Due mani, due attività? Due mani, braccia, mani. Con la destra gioco a tennis. Sì. E da ragazzino sono stato junior campione d'Italia. A 40 anni campione italiano assoluto, con la destra. Con la destra? Con la sinistra dipingo. Mentre giochi a tennis? Quasi, più o meno. Qualcuno ha detto così, perché quando giocavo quando ero più giovane ovviamente, adesso gioco da vecchietto, ma da giovane sono stato campione italiano e quando giocavo dipinge, perché facevo le smorzatine come se... Ah, perfetto, quindi eri un artista anche del giocare a tennis. Esatto, utilizzare inventavo questo il meccanismo gioco, come pittorico. Ho sempre cercato di inventare. Allora, la sinistra cosa ha fatto? L'ha primeggiato nella tecnica pittorica il legno che è diventato il maestro dell'arte, in quanto sfruttando le sue venature, certo, nodi e imperfezioni, entro con i miei colori, il mio disegno, e nasce un'opera. E questo ho inventato. Hai un rapporto proprio privilegiato. I materiali da me usati, incredibilmente, sono stato definito il pittore del legno. Prima mi chiamano il tennista pittore. Adesso il pittore del legno. Adesso il pittore tennista. Praticamente ha dipinto la Divina Commedia sul legno, l'Inferno, il Purgatorio su marmo e il Paradiso su pietre preziose. Cosa che andrà adesso benissimo, a Conegliano Veneto, casa di Dante, sarà ospite d'onore per raccontare il Paradiso. Benissimo, perfetto, è una cosa meritoria, molto anche culturalmente. Perché l'Inferno sul legno? Questo poi avremo modo di darlo, allora, al nostro regista. Bella domanda. Dunque, mi trovavo ad Augusta, io sono palermitano, mi trovavo ad Augusta per via del tennis, dove facevo il maestro federale di tennis. Se era possibile. E un amico, il presidente dell'allora club, che adesso non c'è più, vedendo le mie opere sul legno, mi disse, sai, ci vedrei... con i tuoi legni, con le tue ricerche, benissimo la Divina Commedia. Ma quindi tu sei partito proprio da un'analisi di tutti i campi, quindi sei partito da finché si in me si va alla città dolente, si va esattamente, tutti finché i campi, infinitamente. Tu sei un cultore della Divina Commedia? Diciamo che soprattutto no. Dell'inferno. Sì. L'inferno penso che sia poi la parte più, almeno sotto il mio profilo, alcuni canti soprattutto quello di Ulisse, per me particolarmente interessante, perché in fondo è l'anelito dell'uomo alla conoscenza, certo, vince certo. Il potere entro me l'ardore che ebbi a divenire il mondo esperto. Quindi hai raccontato tutta la Divina Commedia o hai fatto una sintesi? Ho fatto ogni canto, un pezzo per ogni canto, ho fatto 100 pezzi, 34 l'Inferno, 33 il Purgatorio, 33 il Paradiso, sono 100 in tutto. Ah, perfetto, ti sembra, questi 33 hanno un significato certo, mistico, certo. No? Tu sai che ogni canto, c'è praticamente San Paolo e Francesca discorso. E via via. È un po' lungo da raccontare, se no prenderei tutta la trasmissione. No, però ma dobbiamo molto, dare spazio è molto interessante, a tutti. Poi avremo modo però di tornarci. Però se ci ritorniamo, certo, mentre poi io ragazzi, dipingo, in Giappone, dove io ho dipinto il museo, certo. L'unico museo che ho detto prima, c'era una trasmissione che proprio presentavano i vini, certo. E delle ballette bellissime, donne giapponesi mischiarate lì, in divisa,
certamente all'equipe televisiva, io stavo dipingendo la parete, mi chiamo maestro, così accenni perché non capivo neanche come parlava. Bene in giapponese. E a un certo momento mi fanno capire di avvicinare il pindare con loro, ognuno faceva il pindare, alla santè, drin drin, a un certo momento tocca a me, mi Sicily, Italy, non drink, no school, non project, ma min foto. Min foto, benissimo. Ragazzi, devo dire che Catania è veramente min foto, è stupenda, diciamo, è veramente. È giusto. No? Allora, come no, è giustissimo, caspita. Diciamo che questo lo diceva anche un grande personaggio storico del passato, non forse molto ben ricordato, anche se la storia forse probabilmente potrebbe essere riabilitata, diceva il Duce, no? Me ne fotto, me ne frego, cioè era quello. Beh, detto, del fascismo detto. Era uno degli elementi del me ne frego, era un fatto molto importante. Sciabolatore. Perfetto. Sciabolatore folle, io ripeto, sono veramente curioso di sapere come si diventa. Cioè, allora, io lo è una cosa che è tipo è un'arte molto difficile, anche perché serve tantissimo, cioè è molto importante raffreddare quasi meno 2 la bottiglia, poi incidere nella parte più debole del collo della bottiglia e andare a decapitare la bottiglia. Già questo termine decapitare fa impressione. È da ghigliottina, è da infatti rivoluzione francese, in Francia, comunque una cosa del genere. Io ho l'onore di rappresentare per la Sicilia un'associazione molto particolare e quasi che dà quasi sul segreto, che è la Confraternita della Sciabola d'Oro. Conta per quasi questo, 500.000. Per questo praticamente mi è stato indicato il tuo nome come lo sciabolatore folle, perché fai parte di questa congrega, che già detto così, congrega della Sciabola d'Oro. Io immaginavo qualcosa di massonico molto sinceramente, però non ti... Questa è presente, ecco, c'hai anche lo stemmino. Benissimo, allora se il nostro operatore può fare un primo piano dello stemmino, perché ecco, lì c'è proprio la sciabola. Ci sono proprio le 2 sciabole e la bottiglia di champagne per me in mezzo. Devo capire una cosa: una persona normale si avvicina la prima volta a quest'arte. Come è successo? Cioè, sei stato colto sulla via di Damasco, cioè all'improvviso. È successo che uno dei rami del mio lavoro, io lavoro in un grande hotel del Siracusano. Era quello di decapitare i clienti che non pagavano. Quello è bravissimo. E una delle sfumature appunto del mio lavoro è anche dare quel senso di comfort, quella seduzione al tavolo verso i clienti con il flambè. E di conseguenza ho iniziato a lavorarci sopra la lampada, e l'anno scorso era anche il campione nazionale di quello che è l'arte del fondo. Comunque dirò 2 cose io di lui. Scusa se te lo capito, che ha detto, però ci vuoi. Siamo amici, ci conosciamo da vecchia data. No, devo intervenire io perché il mio caro amico è super vincitore di tanti concorsi, è stato campione italiano del flambage. Perfetto, quindi poi non è ancora più preoccupante perché è passato dal fuoco, è un piromano, diciamo, sciabolatore folle. Cioè, allora, però perdonatemi, cerchiamo di capire, quindi tu facevi il flambé, che cosa c'entra il flambé col... Perché per dare quel senso anche di eclatanza ad un cliente seduto al tavolo, c'è anche quest'arte proprio segreta, segreta. È quasi segreta, anche perché non lo fa quasi nessuno, è molto difficile comunque trovare chi anche è inoltrata anche a questo tipo proprio di arte. Quindi c'è quasi una forma di iniziazione, possiamo sì, dire. Sì, 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 ci sono dei corsi di aggiornamento professionale, proprio un corso di iniziazione che fanno proprio a Venezia. E il secondo corso è ancora è proprio il Maestro, lo fanno proprio in Francia, dove è nato appunto questa arte. È nata questa confraternita in Italia. In Italia quasi 500.000. Sciabolatori. Sì. No, ragazzi, sì, ma è segreto. E che contano, bravissimo. E che lì ci distinguiamo appunto dello stemmino che c'è, perché ci nascondiamo. No? Della spilla che abbiamo. Però ragazzi, comunque, è preoccupante, sapere che ci sono 500.000 sciabolatori. Ma si organizzano no, è Roma a gladio. Ma si organizzano anche delle serate molto particolari, l'ultima che abbiamo fatto in cui vengono invitati appunto dei direttori di banca, gente di un certo spicco e cose varie, e le bottiglie di champagne in questo caso non vengono aperte in maniera tradizionale come il nostro collega Sommelier fa, bensì in maniera molto
scenografica. Ma molto c'è anche particolare. Un urlo particolare per il? Un urlo quando si fa questa cosa. No, no, non è la sayonara, qualcosa. No, immaginavo, cioè, no, wow, come fa luce. Cioè. Allora, io pensavo invece che decapitassero i direttori di banca. Anch'io. Ma è preoccupante questo avvio. Però scusa. E quest'arte proprio è iniziata. L'iniziatore, proprio il primo sciabolatore della storia, è stato Napoleone Bonaparte, che ogni battaglia vinta andava a sciabolare proprio la sua bottiglia di champagne e brindava così con i suoi ufficiali che erano dominati. Io quello che trovo, a parte adesso questa cosa deliziosa che abbiamo qui, ma quello che c'è, cioè lo chef che sta arrivando e ce la racconta tra un secondo, il nostro amico Fucile, no? Come è il nome di battesimo? Giuseppe Fucile. No, io sono molto preoccupato da un altro fatto. Se pensiamo che in Italia ci sono 500.000 persone che hanno una sciabola e che decapitano bottiglie, io posso immaginare addirittura una sommossa. La sommossa degli sciabolatori. Cioè, se questi escono fuori allo scoperto possono fare cose inenarrabili, cioè, ma siete un corpo armato praticamente. Abbiamo anche per la sciabola che trasportiamo comunque anche in giro la nostra confraternita. 500.000 in Italia. Ma dai, è una cosa impressionante. Ce n'è abbastanza. Anche perché non bisogna essere gente del settore. Può diventare uno sciabolatore lei, può diventare uno sciabolatore il maestro Ribaudo. E così vi dicevo. Quante donne ci sono sciabolatrici? In Sicilia attualmente c'è solo la prima sciabolatrice che l'abbiamo intronizzata. La avete? Intronizzata. Non è a scopo. Dio santo, è un termine terribile. Intronizzata. Allora era un termine cavalleresco. No. Perché se qualcuno ti dicesse vuoi essere intronizzata, tu saresti preoccupata. Non so se è una cosa bella. O no? Rintronizzata, già lo so. Non è un termine. Intronata. Dunque, stai dicendo. Allora si intronizza. Ma stai scherzando? Cioè, no, assolutamente no. Cioè, proprio il rituale che è di iniziazione per essere intronizzati dalla. Anch'io sono stato intronizzato. È questo. Non avevo dubbio. Non avevo dubbio. A proposito, scusa, Pino. Certo. Mentre voi state adorando bene, lui fa. Io mi muovo per animare un pochettino questo. No, siamo già molto animati. Tranquillo. Vuoi andare a fare quello che lezioni. Mentre fai questa tua. Un'idea che è molto. Voi continuate che ci penso. Volevo un attimo chiedere al nostro amico Giuseppe Fucile di raccontarci quello che andremo a mangiare, che ha un odore stupendo, veramente molto particolare. Grazie mille. Il piatto che vi è stato servito è un primo ed si tratta di uno sformatino di riso al pesto di pomodoro e mandorle in manto di melanzane dorate. Tutto avvolto in questo manto di melanzane, una vellutata di pomodoro e una salsa al basilico. Molto buono, c'ha un profumo che è qualcosa di. Beh, c'ha un aroma che prende veramente moltissimo. Grazie, poi ci rivediamo. Grazie mille, certo. Perfetto, no, vogliamo vedere un attimo come. Posso fare una domanda? Certo che puoi. Sì. Proprio perché essere intronizzati comunque era un termine che si usava per i cavalieri e soprattutto anche per i templari, perché venivano intronizzati dai papi, perché erano i papi a intronizzare re, proprio a dare quella carica, proprio il termine di intronizzazione in questo caso era. Io vorrei un attimo non far notare che il nostro amico pittore sta facendo un'operazione molto interessante, ovvero sta raccogliendo schizzi improvvisati che segni schizzi sui quali poi lui andrà a lavorare per creare un'opera unica che sarà l'opera di stasera. Siamo però un attimo obbligati a mandare la pubblicità, perché è il momento della pubblicità. Siamo qui in compagnia di Giulio Cesare Senatore, amministratore della Bioelisir, e siamo qui a parlare di una particolarissima crema che è l'elicina, che ha un altrettanto particolare contenuto, l'estratto di bava di lumaca. All'inizio a sentir parlare di questa crema e di questo contenuto sono rimasta un po' perplessa, poi l'ho provata e sono rimasta soddisfatta delle sue capacità. Quindi chiediamo a Giulio, come mai estratti di bava di lumaca? Allora, l'estratto di bava di lumaca, per quanto possa suscitare perplessità, ha delle proprietà dal punto di vista cosmetico molto 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 particolari, perché è un potente rigenerante della pelle, stimola proprio la produzione delle cellule dell'epidermide, ha un complesso vitaminico e di proteine, di collagene, dell'astina, quindi ha un'azione nutritiva
molto forte, e anche un'azione esfoliante, quindi che favorisce poi l'eliminazione delle cellule morte della pelle. Tutta questa sinergia di azioni la porta ad essere particolarmente efficace anche per tutta una serie di inestetismi della pelle, alcuni anche molto fastidiosi come i segni dell'acne, cicatrici, macchie della pelle. È anche efficace per la prevenzione e la riduzione delle smagliature, oltre ad essere chiaramente una crema di bellezza particolarmente apprezzata. Quindi particolari proprietà, particolare crema di bellezza, e il fatto che sia estratti di bava di lumaca è per niente fastidioso, anzi è inodore. Sì, infatti la texture, come puoi notare, risulta particolarmente gradevole nell'applicazione, non ha un odore particolare, essenzialmente inodore. Tra l'altro la formulazione è stata fatta in modo da risultare ipoallergenica, e quindi in modo da ridurre al minimo il rischio di un'allergia. Questa la rende particolarmente compatibile, non so, anche nell'applicazione su bambini o sulle donne in gravidanza, per la quale diciamo non è assolutamente sconsigliata. Quindi ci sono studi che la supportano? Ci sono numerosissimi studi di efficacia condotti in diverse parti del mondo, tra l'altro, uno dei quali l'abbiamo commissionato qui in Italia a un istituto dermatologico proprio quest'anno, e questo studio ci ha ulteriormente confortato perché ha attestato la compatibilità dermatologica del prodotto, e in più ha attestato anche la particolare efficacia per quanto riguarda gli esiti cicatriziali e le macchie lasciate dall'acne. E per avere invece maggiori informazioni? Per avere maggiori informazioni invitiamo i nostri telespettatori a consultare il nostro sito, che è www.ilicina.it, o a chiamarci direttamente al numero in sovraimpressione. Saremo disponibili per dare qualsiasi informazione. E invece per quanto riguarda appunti, dove acquistarla? Allora, l'Ilicina può essere acquistata in qualsiasi farmacia e nelle migliori erboristerie. Bene, grazie a Giulio Cesare, senatore, e grazie a voi. Grazie. Siamo tornati dopo la pubblicità, c'è il maestro che sta portando un po' di scombiglio perché sta raccogliendo, diciamo, i nostri glifi, che praticamente sono le nostre, come possiamo dire, le nostre firme, le nostre tabbe, potremmo addirittura, e il nostro estro creativo. Adesso sta tornando, la sua collaboratrice passa avanti alle telecamere, adesso ha posato. Posso? Certo, sta venendo anche qui il nostro maestro che ci porta il quadro. Questo è il quadro completo. Che avete fatto voi? Lo possiamo guardare con calma. Ecco, adesso praticamente che cosa succede? Succede che il maestro interverrà su questo quadro. Certamente. E quindi questo quadro, da banalissimi scarabocchi, si trasformerà in un'opera d'arte.
Bene, quindi abbiamo in qualche modo capito che ognuno di noi ha più sfaccettature, più personalità, più modi di essere. C'è la nostra amica, che poi rincontreremo, un'altra tua parente. L'altra parente. Però prima che di incontrare la tua altra parente, sì. Volevo un attimo, col nostro amico editore, penso anche editore, no? Sì. Quindi tutto, editore, giornalista. Sì, in realtà è l'associazione culturale che cura l'edizione. Come ti è venuta questa idea? Ma siamo partiti, dobbiamo partire un po' da lontano, in quanto l'idea è venuta grazie all'incontro che ho avuto con un grande amico, che è Nuccio Narcisi, che è un regista e documentarista, che ha realizzato, sì, è molto conosciuto, ha realizzato parecchi lavori sulla Sicilia, anche molto apprezzati all'estero. E siccome siamo due appassionati chiaramente della nostra terra, di Catania, della sua provincia, della Sicilia tutta, discutevamo su come poter promuovere, valorizzare le risorse economiche, le risorse turistiche, paesaggistiche, enogastronomiche della nostra terra, che sono immense, e come tradurle in parole e immagini. Allora abbiamo pensato appunto di fare una rivista, un mensile, che dà molto spazio infatti alle immagini. Come... Io mi auguro che sul prossimo numero ci sarà un bell'articolo su Wine Bar in Sicilia. No, sicuramente. Questa è una promessa che noi ufficialmente gli facciamo fare. Lo prometti, se no chiamo lo sciaburatore. No. Tu sappiate che tutto quello che non funziona io chiamo lo sciabolatore. Anzi, chiamo uno degli sciabolatori che praticamente è in Italia, perché voglio dire, li possiamo avere ovunque, no? Certo. Quindi stavi dicendo. E quindi ci è venuta questa idea di tradurre in parole e immagini quanto di più bello abbiamo nel nostro territorio. Certo. E quindi nel 2008, fine 2008, il numero zero è uscito proprio a gennaio del 2009, è nato. Quanti numeri sono usciti adesso? E tutto il 2009 chiaramente, ora i numeri fino a questo mese. Quindi è un mensile questo? Sì, è un mensile. Bene, quanti abbonati avete al momento? Ma una cinquantina, però... Diciamo è qualcosa proprio di nicchia. Sì, di... sì, perché chiaramente siamo ancora relativamente giovani, però contiamo di crescere ovviamente, perché il giornale è conosciuto ovviamente più a Catania e provincia, però noi cerchiamo di estenderci. Penso che realmente sia importante che questo giornale venga conosciuto al di là di Catania, perché io penso che le bellezze di Catania i catanesi le conoscano. Certo. Almeno ce l'auguriamo. Però è importante che, ripeto, questo giornale venga letto assolutamente altrove, quindi l'invito è quello di abbonarsi, perché certo, basta consultare il sito. Quante copie viene tirate questo giornale? Sono 5.000 copie. Quindi siamo veramente di fronte a un giornale di nicchia, cioè sì, un giornale di qualità che in qualche modo è quasi un piccolo culto. Sì. O cult, secondo come sì, vogliamo. Io parlo italiano, quindi culto. Chiaramente siamo... No, perché qualche volta qualcuno mi ha detto no, ma si dice cult. No, io sono italiano e parlo in italiano, quindi culto per me è cult, se lo vogliamo abbreviare. Infatti. Quindi diciamo un culto. Chiaramente siamo un'associazione culturale, non siamo una grande impresa, non siamo dei grandi editori e quindi dobbiamo fare anche i conti. Però con le nostre tasche. Però visto che non c'è molta pubblicità. Non c'è molta pubblicità, appunto, perché... Ma per una scelta o per... È anche una scelta. Miriamo alla poca pubblicità, ma buona, anche perché chiaramente, come dicevi tu, il giornale si presta ad essere abbastanza... ha una linea, diciamo, prestigiosa che tendiamo a seguire. Mi auguro che farai un abbonamento a tutti noi, cioè che saremo tutti gratificati. Ci sono promesse, gli stiamo Noi poi facciamo un'altra puntata dove verificheremo queste. Quando faccio queste cose mi sento tanto, mi manda dai tre quelle cose. È una promessa, ci teniamo. Però lo sciabolatore prima, a telecamere spente, mi ha detto una cosa. Molti personaggi pubblici dello spettacolo sono degli sciabolatori, addirittura Bruno Vespa addirittura è stato intronizzato comunque. Avevo il sospetto, dichiarazioni forti in pubblico a porta a porta. No, intronizzato in pubblico no. Non è una cosa privata l'intronizzazione, quella è stata fatta appunto in maniera eclatante, in maniera la nostra confraternita proprio è stata invitata a porta per intronizzare proprio a Bruno Vespa. Dimmi qualcun altro. E Bruno Vespa è tra parentesi anche un provetto decapitatore, perché è stato anche molto bravo proprio in televisione a decapitare la bottiglia di Ma champagne. Ma Dio, che cosa, che notizia
eclatante, mi dici qualcun altro di personale? Qualcun altro, il Giancarlo Giannini ha usato come set cinematografico il Grand Hotel Villa Politi di Siracusa e nella storica Sala Churchill proprio ci ha riprodotto quello che era il secondo il film che andrà a sviluppare, proprio una camera da letto. E che durante le riprese, proprio io come rappresentante per la Confraternita per la Sicilia, ho fatto sciabolare anche il maestro Giannini ed è diventato anche lui uno sciabolatore. L'ho intronizzato anche al canto. Ragazzi, questo signore mi preoccupa, intronizza troppe persone. Non voglio essere intronizzato. Ragazzi, ascolta, se volete essere intronizzate fatelo pure, io preferisco di no. Mi è arrivata la notizia. C'era Nacaro che era intronizzatore. C'era Nacaro che era intronizzatore, però poi ci vici passare, gli ho fatto passare il piacere perché quando spaccava già tutto scherzava, è andato tutta la casa e ci disse: non è che mi deve sporcare tutta la casa con questo intronizzamento. Senti, ma noi ce lo farei vedere adesso. Certo, ora quando mi dici tu io. Cosa? Ci fai vedere l'intronizzazione? La decapitazione della bottiglia, l'intronizzazione non è una cosa bella. No, penso proprio di no. Ho ricevuto la notizia che tu eri presente qua in Sicilia 2-3 giorni fa comunque, se no telefonavo appunto il presidente nazionale e avevi l'onore intronizzare qua direttamente in pubblico. Scusa, anche si può intronizzare che è un onore. Sì, non lo metto in dubbio, guarda. Però si può intronizzare uno che praticamente non ha mai toccato una sciabola. Come lo intronizzi? Ah, quindi non è che io faccio tutto il lavoro dietro comunque di preparazione della raffreddatura della bottiglia eccetera eccetera, ti indico il punto preciso. Hai detto una frase preoccupante molto. Faccio un lavoro dietro. Ti indico il punto preciso. E ti indico il punto dopo. No, devi sapere che tu sai che i templari sono stati messi al rogo perché accusati di sodomia. Sì. Durante il famoso processo che li ha visti poi al rogo e completamente distrutto e sciolto come ordine, furono accusati di sodomia. Quindi il fatto che tu intronizzi, che ma anche i templari sono stati accusati anche di omosessualità. Ma per questo sodomia era proprio il rapporto tipico degli omosessuali. Allora eventualmente l'intronizzazione non ha nulla a che fare. Non è qualcosa di a scopo sessuale, a sfondo sessuale, no, eccetera, eccetera. No, l'intronizzazione è qualcosa che facevano allora i papi ai re, intronizzandoli a cavaliere. Certo. Dell'ordine è una forma di è arrivato il nostro chef che non intronizza nessuno, ma certamente ci racconta adesso che cosa stiamo per degustare. Vedo una cosa anche molto bella esteticamente, molto particolare, verde, ricorda molto, non lo so, il morote, che è una salsa particolare messicana, credo. Cos'è esattamente? In questo caso vi è stato servito delle costolette di agnello in crosta di pistacchi di Bronte, certo, con un tortino di patate alla siciliana e una riduzione di nero d'avola. Bellissimo. Questo sempre, grazie, ispirato alla cucina tipica. Sì, sempre la nostra tradizione. Infatti abbiamo comunque il tortino di patate alla siciliana, che è una preparazione tipica nostra, che sono al forno con la cipolla e poi le costolette d'agnello con questa panura di pistacchi di Bronte che sono tipici nostri e questa riduzione al vino rosso che abbiamo utilizzato, un vino siciliano, ossia il nero d'avola. Molto buono, molto buono. Poi avremo modo di commentarlo anche con i nostri... Il nostro chef, tra parentesi, ha usato e utilizzato proprio i pistacchi, che è raro trovare delle persone che sono... Conosce lo sciabolatore? Piacere. Ecco, piacere, non mi incuta terrore. No, perché non vorrei che lo utilizzasse. Ha utilizzato... Ma meglio farselo amico. Come ha utilizzato quello che sia il pistacchio di Bronte, che è molto particolare perché per la brillantezza del colore che si va a vedere anche nel nucleo. L'odore è fantastico. Però io a questo punto, parlando di cose strane, di cose anche... Perché la guardi così? Bellissima. E lo so che è bellissima. Guardare te. Guardare me non è proprio una cosa positiva, ti dico assolutamente. Poi, visto anche la tua età, insomma, guardare me è veramente scandaloso, sarebbe scandaloso. Però, tornando, diciamo, la stavi guardando proprio da wow. No. Cioè, vogliamo provare a dedicare il testo di questa canzone a lei. Allora, però io ho bisogno, chi mi dà una mano? Vuoi darmela tu a fare la traduzione? Perché c'è la recita shakespeariana. Ah, allora, se vuoi, sì. Allora proviamo un attimo, perché o lo possiamo fare con la voce di Zia Levina. No, meglio entrare nel personaggio. Perfetto. Perché è una cosa profondo, d'amore. Profondo. Perfetto, allora siamo pronti, perché è un'esperienza unica rivolta a lei con un bel primo piano di... Pure. Certo, è bellissima. Una star così vera. Una star così vera. Alle luci della sera. Alle luci della sera. Così sexy che l'atmosfera. Così sexy che l'atmosfera.
Incendi e illumini. Incendi e illumini. Non sarai solo il desiderio di una notte. Non sarai solo il desiderio di una notte. Non sarai solo un desiderio di notte. Non immagini cosa ti aspetta, però tieniti più forte. Troppi eri fremiti. Imperdibile accederti. E con l'incasso del nostro destino. Raro e imprevedibile l'amore. Per me ha scelto il suo giorno migliore. Del punto esatto sento già il contatto. Hey, hey, al di là dei sogni sexy tu sei un star. Hey, hey, chiudi gli occhi e scendi così su di me. Hey, hey, solo parte una notte da rivivere. Hey, hey, sei un brivido che va giù per la schiena. Hey, hey, sei tu la mia star. Hey, hey. Oggi la musica non si vende più nei negozi perché non c'è più nessuno. Certo, I prezzi sono alti, si vende attraverso il web, attraverso file MP3, anche perché il supporto non esiste più, ormai gli iPod sono tutti quanti in MP3. Quindi se non ho capito male, tu non hai diffuso gratuitamente il tuo prodotto, l'hanno pagato, 50.000 copie, disco d'oro e disco di platino. Pagato? L'hanno comprato, su internet, sì. Complimenti ragazzi, ma sei un fenomeno anche commerciale allora. E la stampa mi ha definito la star del web. Il fenomeno della rete. Bene, allora è un grande onore adesso, a parte gli scherzi, di averti come ospite, perché hai dimostrato anche di essere un grosso imprenditore. Sì. Perché fondamentalmente sei andato un attimo controcorrente e questo controcorrente ti ha portato... A me non interessavano gli interessi economici, a me interessava soltanto farmi conoscere. Diciamo che le disponibilità non sono tantissime. Oggi pagare le radio per passarti, perché si pagano, costa tanto. Certo. Quindi ho preferito la strada più economica a costo zero, che è internet. Sono stato fortunato perché sono stato forse uno dei pionieri di questo campo che attraverso la rete ha diffuso in tutto il mondo, avendo anche un pezzo che, anche se in italiano, musicalmente può essere, la validità del pezzo può essere riconosciuta anche nel resto del mondo, quindi ho venduto in Cina, in Giappone. Sì, certo, ma mi incuriosisce molto perché è un modo alternativo di diffondere la propria capacità. Questo si può fare comunque. Anche molto democratico. Molto democratico. Il giornale potrebbe essere fatto online, mi auguro che ci sia una versione online. Esatto. Tutto, il teatro, Wine Bar è presente anche sul web e in streaming, quindi chi vuole eventualmente vedere anche le puntate, che non sono quelle che vanno in onda, le può andare a vedere, assolutamente, importantissimo. Certo. Quindi, ma oggi i ragazzi stanno più tempo davanti al computer che non davanti alla televisione. Oggi Facebook ormai è invase il mondo. Certo. Quindi l'unico metodo democratico, come diceva Agata, sì, assolutamente, la possibilità è assolutamente accessibile, è il web. Perdonami, concerti? Li farai? Concerti li farò quando uscirà l'album. Ho fatto delle presenze televisive, ho fatto delle presenze radiofoniche, Hai pensato di fare eventualmente anche una live chat? Dove praticamente abbiamo in lavorazione il sito dove tutti i miei fan vedranno live quando lavoro, quando faccio i pezzi, quando registro tutta molto la mia bello, vita, 24 ore su 24. Sarai seguito 24 ore su 24? Da specie potrò essere fratello, seguito, sì. È preoccupante, vero? No. Cioè, ti fai seguire la telecamera nel bagno non c'è, è chiaro. No, sono in studio. Quando sono lì, quando sei in studio e prepari i tuoi pezzi, non quando sei a casa. Però anche lì devi stare attento a quello che dici, visto che sei insomma con le telecamere accese. Sì, però tu sai benissimo che sulla rete non c'è censura, non c'è nulla. Certo. Uno può esprimersi, certo, nel rispetto degli altri, chiaramente. Beh, certo. Tu non sei in rete? Beh, sì, ci sono delle cose che... c'è il disco su iTunes. Il disco Mutevoli Sensazioni, ho un MySpace, un sito www.agatalcerto.com, c'è anche il mio profilo su Facebook, non sono ai suoi livelli perché sono... amicizia sua. Sì. Io non sono su Facebook. Sì, Adelina. Allora, io devo dire qualche cosa, però non so se offendo qualcuno, giusto? Però io lo dico, queste cose che ti stai mangiando, a te ti piacciono, no? Ti piacciono? Perché non sai fare il falso magro? Perché non sei mai venuto a pranzo da me? Che sa fare un falso magro? Sai che è il falso magro? No.
il polpettone. Allora, ti spiego come si fa? Ho spiegato? Ci spiego magari un coco. Neo coco. Coco vuole venire che ci spiego come fa? Non c'è. Allora, quando tu pigli una bella fetta di carne, che cantaste non macellaio, che ci sta una bella fetta di carne per fare un passo mago. Miau. Aspetta un attimo, però scusa, c'è bisogno anche di una traduzione. Quindi se tu potresti tradurre. Io posso parlare in italiano. Se no, puoi. No, tu continui a parlare così, però lei fa la traduzione. A quando tu vai in un macellaio e ti fai una bella fetta di carne, no? Come prima cosa, vai dal macellaio e compri una fetta di carne molto grande. Perfetto. E c'è a dire, ma dare una bella fetta di carne per fare un passo mago, che la fetta sia grande perché bisogna realizzare un pazzo magro. Certo. E questa fetta e la stendi bella sopra il tavolo, bello. A prima però ci passi una pezza bella per fare cose volete, belle, tutto quanti. Bisogna appoggiare la fetta di carne sopra il tavolo, che viene naturalmente pulito prima dell'operazione. A sto punto che fai? Pigli due uova, che te passano un macellaio, che ci sei, ci sta dando uova per fare un fosmago, bello fosmagro, ma me la dai freschi, ah! E quando ti rechi dal macellaio, non si sa perché dal macellaio, compri due uova che serviranno per il falso magro, che deve necessariamente essere fresco. Ecco, freschi, ah, così c'è a dire, perché se allora falso magro non viene buono. È indispensabile la freschezza delle uova perché il falso magro venga bene. E siamo pessimi se non viene buono, eh? E ci troviamo in grave difficoltà. Ma pessimo! Ragazzi, posso dire una cosa? Questa è bellissima. Questa cosa. Ma posso esservi, voglio dire, non ti sono conosciute, forse non ti sono. No, sì, non mi conoscevate, ma non è una non cosa. Mai visto, ma non pezzo. È una cosa preparata questa. Andrò a vedere il suo spettacolo. Devo essere, siete deliziose, ma dovete farlo insieme. C'è lei che veramente faceva la traduttrice, insieme. Ci mancava solo la cuffietta. Grazie a pezzi dello spettacolo ho vinto il Festival Nazionale del Cabaret di Torino, il premio Ernst Toll per l'originalità, e in passato ho vinto anche il premio Istrio alla vocazione e il premio internazionale Salvo Randone. Oddio mio, lei praticamente ha cominciato vincendo premi quando era molto più ragazzina, perché adesso è giovanissima. Giovanissima. Senti, c'è qualche altro personaggio nel tuo... Ma c'è mia mamma, ma è troppo volgare, ma lo sai che mia figlia, ora lei l'ha invitata in televisione, ma quella non sa fare un... non lo posso dire la parolaccia, di solito a casa la dico. Guardi, non è che... io glielo dico a mia figlia. Tu così, ma secondo te, io dico a mia figlia, certo. Manuela Arcuri, esce vestita così di me come esce vestita tu? Oppure che fa a tavola mangia così nervosa? O che hai capelli così spettinati come te? Io qua non mi posso sfogare, sai, io dico sempre parolacce, però qua non mi posso sfogare perché siamo in televisione. Certo. Poi lei lo censura se dico parolacce. Ma io non lo censurano gli altri. Ah, ecco, allora, casomai ci mettete un bip per favore dalla regia. Comunque mia figlia, grazie per averla invitata, perché solo lei la poteva invitare. Ma dove? Solo lei la poteva invitare, grazie. Allora, io devo dire veramente sono entusiasta, perché sto conoscendo un clicatano delle persone incredibili, veramente, che sono un po' molto sopra le righe. Lei poi c'ha dei colori che mi hanno veramente colpito moltissimo, veramente da wow, cioè sono dei colori singolari, cioè anche forse potrei definirli veramente catanesi, no? Mediterranei. Ma guarda che a mia figlia i capelli se li tinge. Ti tinge. E scoprimo che era bionda. Adesso spero che mia madre esce fuori. Stiamo scherzando. Bene, volete assaggiare questo splendido piatto? Sciabolatore, ti vedo un attimo preoccupato. Non, No, sono estasiato del personaggio della madre. Lui fa wow a lei, tu sei estasiato da lei. Cioè, stasera stanno nascendo degli amori. Dall'artista che è lei. Grazie. Sciabolatore, preparati perché è quasi giunto il tuo momento. Va bene. Quindi, mentre tu fai il canto a cappello, lo sciabolatore si prepara per questa decapitazione. Potrei fare un pezzo di una canzone contenuta nell'album Mutevoli Sensazioni, che è cantata in dialetto. Sì, benissimo. E si intitola Era per sempre. Era per sempre. Io m'arruoto che mi insegnasti cammini raggianti e veleno fatti e codesta quando c'è scuro e oro è magari cacchio, non si arruccia mai. Poi ridavo da qualcosa che non c'avevo,
cosa che tutto mi pare di vitro. E io che pensavo che era per sempre. Bellissima. Senti, puoi tradurla, ce la puoi tradurre gentilmente, perché molto bella, però devo dire probabilmente i nostri telespettatori. Beh, io è un album, tutto l'album parla del tema del cambiamento, della paura di affrontarlo. Sì, un perfetto tema. Esatto. E questo brano si intitola Era per sempre, cioè era per sempre una storia che potrebbe essere d'amicizia, d'amore, qualunque cosa che si pensava durasse per sempre, ma poi in realtà così non si è stato. Una lingua meravigliosa. Questo dice, è catanese o E questo è proprio catanese, sì. Perfetto, è veramente è catanese, è anche, posso dire, diciamo recente, ecco, sì, contemporaneo. Questo è il catanese contemporaneo. Sì, perché io parlo, canto in dialetto così come parlo. Devo dire, io trovo che tutte le donne che ho incontrato in questo viaggio qui in Sicilia, in queste puntate che stiamo girando qui, hanno dei colori incredibili, delle luci incredibili. Forse sono le luci del... Sono gli occhi, una brillantezza negli occhi veramente di tutti, anche della nostra amica attrice che... È il vulcano, è l'Etna. Allora, sciabolatore, sei pronto? Sì, sì, certo. Ah, è già pronto lo sciabolatore? Già pronto. Telecronaca diretta. Allora, durante l'intro, questa è la sciabola, eventualmente quella ufficiale della confraternita. Che va a decapitare appunto le bottiglie di champagne. È il filo? È una sciabola vera. È il filo? No, no, assolutamente, deve essere non affilato in questo senso. Se fosse affilato sarebbe un'arma micidiale. C'è un porto d'armi che ti dà la confraternita appunto per il trasporto. Ma tu veramente sei in condizione di tagliare il tappo della bottiglia senza uscire? Il vetro del tappo, infatti si staccherà il tappo e proprio l'anello della bottiglia. Ti ridò la sciabola. Vuoi gentilmente consegnare la sciabola al cavaliere? Non è una cosa pericolosa, vero? Assolutamente. No, infatti siamo pesantissima, molto... pesantissima. Si va a intaccare, sciabolerò di qua, posso? E questo è proprio il collo tagliato della bottiglia. È terribile. Lo prendi il tappo già? Fantastico. Diventa come una brocca. Io sono rimasto... Non è semplice eventualmente il... che basta un'angolazione differente, un grado di temperatura della bottiglia in maniera differente che va a frantumarsi proprio la bottiglia. Si può anche riutilizzare eventualmente le bottiglie. Dovrebbe andare precisamente. Pino, me la ridai un attimo, certo, così. Te la ridò, ma io se non mi sbaglio, è perché c'è il tappo, va a ricongiungersi perfettamente, certo. Così, vedi? Incredibile, complimenti, veramente eccezionale. Dovremmo impararlo tutti a casa. Sì, infatti, dal momento in cui il problema dello spumante che non si arriva mai a tempo. No, io stavo pensando che lui è molto preoccupato in questo momento. Assolutamente. C'hai un aspetto quasi, non lo so, si è preparato prima, è un no, ti vedo preoccupato, tipo miei prigioni, cioè. No, lui non ti intronizzano i miei cani. No, sicuro. Però devo dire, voi su Catania dovreste dare spazio sul vostro giornale a queste cose, certo. Perché la gente deve venire a Catania anche per questo, per conoscere lui che fa queste operazioni di grande merito. Cioè, io sono assolutamente stupito, non avevo mai assistito a una sperimentazione del genere. Voi avevate mai visto decapitare bottiglie? No. C'è il nostro maestro che praticamente sta ancora lì dipingendo e lo invito. Io vi lascio parlare, io sì, però ascolto, noi stiamo arrivando quasi al termine della trasmissione, quindi minuti a mia disposizione stanno per finire. Allora brucio i tempi. Brucia i tempi, ma veramente brucio i tempi. Io devo soltanto un attimo continuare a parlare con lei, perché volevo un attimo anche capire quali sono i suoi programmi. Qual è il suo... Certo che il povero Pirandello l'abbiamo trascurato completamente, abbiamo praticamente parlato di tutto, però devo dire, in fondo, abbiamo in qualche modo raccontato ognuno quell'immagine che vuole dare all'esterno. In fondo è tutto. Se poi spesso più ci facciamo un'immagine da rappresentare, più poi non la... viene disattesa, insomma. I tuoi prossimi impegni sto lavorando a uno spettacolo che è sull'emigrazione e debutterà a maggio. Mi piace molto perché, siccome questo tema è un tema abbastanza recente, però la storia è la storia di un gruppo di emigranti, il primo Novecento in America, non è una storia recente.
ma questa è stata un'occasione per riflettere su una serie di cose che oggi sono molto attuali, perché tante volte noi ce lo dimentichiamo che anche noi abbiamo fatto questo percorso. Certamente, noi siamo tutti immigrati o emigranti, siamo migranti o emigranti, insomma, da qualche parte veniamo. Insomma. Sì. E poi sono in attesa del secondo anno del Centro Sperimentale di Cinematografia, presso il quale io insegno. Ma qui a Catania, non a Roma? Sì, sì, qui a Catania. Ah, c'è un centro sperimentale? Un centro sperimentale, si chiama Centro Sperimentale Siciliano di Cinematografia. Che è un po', diciamo, un succedaneo di quello che è a Roma, il famoso. Beh, sì, in qualche modo sì, però siccome questa è una iniziativa di Adriano Chiaramida, che è un attore impegnato in questo settore, e funziona con i finanziamenti, quindi come tutte le cose che funzionano con i finanziamenti, a volte parte, a volte non parte. Però quest'anno sono molto contenta perché abbiamo avuto un gruppo veramente delizioso di ragazzi bravissimi, hanno fatto due corti molto molto carini, sono su YouTube tra l'altro. Ma è interessantissimo, quindi diciamo anche ai nostri telespettatori che sì, c'è questa, sì, questa, come possiamo definirla, questa accademia, questa... Sì. Sì, naturalmente l'accademia dipende sempre appunto dalla quantità di finanziamenti. Sperando che arrivano, quindi sono più o meno discipline a secondo dell'annata, diciamo. Allora, perdonaci, maestro, siete pronto? Sei pronto? Oddio, è bellissimo, è stupendo, complimenti. Dobbiamo dire cosa c'è scritto? Sì. Io già l'ho capito, posso dirlo? Dimmi. Elicina. Onore a chi ha sponsorizzato questa trasmissione. Forse oddio, grazie. Forse ho sbagliato. No, hai fatto benissimo. E poi c'è un protagonista qui. Che è praticamente questo. Che sarebbe una specie di Totò che saresti tu. Ah, grazie. No, sembra più un minatore, più che... Io cioè, ci vedo un minatore. Questo l'avete fatto voi, questo quadro, non io. Ah, l'abbiamo fatto noi. L'avete fatto voi, che attraverso i vostri colori, io... Beh, allora... Questo quadro lo regaliamo all'amministratore della Biorisir, che io tu sei il gran padrone della trasmissione. Certo. Lo dono a te, tu ne fai quello che no, vuoi. Io vorrei che tu lo donassi, se giuro puoi venire un attimo. Va bene, qui possiamo fare, perché abbiamo l'onore di avere stasera l'amministratore della Biorisir. Sei tu Elicina. Ho letto bene. Io non è che volevo guadagnarmi una simpatia, ma forse disponderci sta bene, no? Benissimo, perfetto. Quindi lui è una persona molto, incanta, molto, guarda, molto intelligente, molto garbata. Ti molto... darò il premio Rubens. Allora, tra l'altro ti dirò una cosa che non ho detto. Siamo in trasmissione? Sì, sì. Ah, sì? Bene. Allora, io sono l'ideatore del premio Rubens. Rubens. Il grande artista fiammingo è nato nel 1979. Ed ho premiato i grandi personaggi, che va da Enzo Maiorca, Pippo Baudo, Musumeci. E mi pare che volessi dare il premio anche a lei. Sono onorata. Molte Miss Italia, Anna Valle. Ecco, vedi che adesso stanno consegnando. E quindi dirò che il premio Rubens in questa trasmissione lo guadagneranno due persone. Sì. Una sicuramente lei, perché sicuramente è un'attrice che una grande, farà grande strada. Non ho dubbi. La deve, perché non è facile una donna sperimentare questo umorismo, questa carica e questa trasformazione che lei ha immediata. È bellissima. Quindi io punto su di te. Benissimo, è veramente. Ti ho messo a battesimo. È un cavallo vincente, perdonami. Pinuccio, scusami se io prendo la parola. Allora, regista che mi io spero che a chi sto nominando mi ascolteranno in questa trasmissione. Ho messo a battesimo Fiorello, Roy Paci, Giordani, Marcello Giordani, uno dei più grandi tenori al mondo oggi. Allora, è bellissimo quello che e sono stati tutti i miei ragazzi. Complimenti. Ad Augusta. Ho premiato tu qualcosa sai, visto che sei Fiorello Augusta, ha cominciato qua, visto? E gli Augusta, sì. Quindi Pino, di te debba approfondire e ti proporrò sicuramente. Io ti ringrazio, non merito tanto. Mi spiace che ho seguito fare... l'attrice qui, ma l'orecchio sì, però spero di poterla seguire, anche qua la cantautrice, bravissima. Abbiamo veramente stasera chiuso la serata in bellezza. È tornato il nostro chef del Romano Palace Hotel, il nostro amico Giuseppe Fucile, che praticamente ci sta portando un dessert che è una scultura, possiamo definirla, con delle cose molto invitanti, che sono praticamente queste cose che sono. Sì, questa che avete davanti è una bavarese al vino passito, quindi nel flut c'è la bavarese preparata appunto col vino passito e quella che c'è su è la gelatina
dello stesso vino passito con il quale abbiamo preparato la bavarese. Certo che la cucina è un'arte veramente, sì. Devo dire, io in queste puntate qui in questa struttura e con uno chef come te ho avuto veramente la possibilità di conoscere un artista, perché fondamentalmente grazie qui si va molto oltre il discorso della cucina, si va in un discorso di arte, in un discorso realmente di creatività. Purtroppo il tempo che abbiamo... Chiuderà in bellezza la discussione. Chiuderò la bellezza, no, ti do questi 2 minuti perché poi devo chiudere assolutamente. Perfetto. Si alza, il che è ancora più preoccupante. Si deve alzare anche tu, Pino, ora. Io? Qua siamo. L'intronizzazione. Devo essere intronato? Senti, qua siamo. Nel frattempo posso? Vero? Certo che puoi, assolutamente. Cosa devo una fare? Parola. Devi venire qua con me, certo. Prendere la sciabola. Benissimo, devo prendere la sciabola? Sì, sì, sì. Scusate, mi prendo la sciabola, adesso quello che succede è coperto completamente da... No, da segreto, cioè voglio dire, quello che sta per succedere è una cosa che va completamente al di fuori della... La sguaini. La sguaino, perfetto. Così. Che sta ammazzando a me? Coraggio. Prendi tu la bottiglia in mano, come ti viene da qua? Come ti viene meglio? Qua c'è un filo, qua, toccalo sì. Tu col dito. Sì, no, no, ma fallo tu, non ti... Dalla, tu tranquillo. Devo spostare. Da qua. No. Che devo fare? Allisciare così. Così. Senza tagliare, vai. Posso? Vai. Forte. Bravo. Bravo. Signori, con questa operazione che non avrei mai pensato di essere chiamata. Intronizzazione veloce. Ringraziando veramente in maniera enorme questo amico che mi ha fatto scoprire una virtù che non pensavo di avere, quello di essere... Complimenti, ho proprio tagliato di lì. È stato anche bravo, guarda. Ringrazio veramente di cuore i nostri telespettatori e do un appuntamento a una prossima puntata. Grazie e buona serata.